Benvenuti, siamo arrivati alla terza puntata della serie Vivere senza gas, dedicata a chi vuole la casa al 100% elettrica, grazie alla possibilità di riscaldare la propria abitazione con un riscaldamento al 100% sostenibile e eliminare completamente quelli che sono i combustibili fossili. Io sono Luigi, gestisco diversi installatori su tutto il territorio italiano e sono l'amministratore di un gruppo Facebook che si chiama Possessori Pompe di Calore per Riscaldamento in Italia, che vi invito a iscrivervi proprio per avere ulteriori notizie in merito. Assieme a me c'è l'Alberto Angela delle Pompe di Calore. Qui con noi Samuele Trento, che ha un canale su YouTube seguitissimo e lo potete anche voi cercare come l'ingegner Samuele Trento. E ciao Samuele, anche tu hai a seguito tutte le donne innamorate di te come Alberto Angela? Magari no. Io più che altro ho idraulici e padri di famiglia. Poi in realtà c'è da dire che c'è anche qualche mamma che mi segue e qualcuno mi ha detto anche: ma perché dici sempre padri di famiglia e non chiami in causa anche le mamme? E questo è vero, perché alcune mamme sono molto attente al risparmio in casa, star bene in casa e ai conti della famiglia, assolutamente. Quindi no, però per lo più sono maschietti. E poi è proprio grazie a loro che sempre più persone invece riescono a dire addio al contatore del gas in modo da avere una casa al 100% elettrica. Certo, certo. Ascolta, vorresti ricordare ai nostri amici da casa quali sono i riferimenti per seguire i nostri commenti e i nostri podcast? Sì, beh, assolutamente. Possono seguire tutti gli episodi nella playlist che trovano nel mio canale YouTube, cioè Inge Samuele Trento, e c'è proprio la playlist Vivere senza gas. E metteremo anche dei link nella descrizione di sotto questo episodio. E poi possono trovare tutta la serie in formato podcast, così che possono ascoltare l'audio mentre si spostano, mentre fanno allenamento, insomma quando vogliono. Il canale è Vivere senza gas e lo si trova su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast e così via. Ottimo, ottimo Samu, grazie per aver dato tutti i nostri riferimenti. Oggi volevo parlare con te però di una domanda che spesso mi viene rivolta, no? sul gruppo Facebook. La domanda è questa: quanto consuma realmente una pompa di calore in un anno? Eh sì, questa è una bella domanda e ci riallacciamo un po' il tema del primo episodio, Vivere senza gas. Non è una domanda così scontata, perché in pochi, ma veramente in pochi, in realtà sanno risponderti. E non lo dico per sentito dire, ma perché sono tutti i risultati di domande che mi fanno tutti i giorni di persone che magari vengono assistite da professionisti, ai quali però si pone una certa domanda e non gli viene data una risposta. Esatto, infatti questo tema qui l'avevamo già affrontato un po' nella prima domanda, come hai appena ricordato, dove avevamo parlato del consumo giornaliero o comunque mensile legato insomma diciamo alla prossima bolletta, no? Quindi lo vedi nella prossima bolletta. Invece oggi vorrei parlare di una prospettiva di lungo periodo con te, cioè in modo da contemplare anche le varie stagioni, no? Perché noi sappiamo che le pompe di calore variano i loro consumi anche in base alle stagioni, quindi in base a quando è il periodo che entrano in funzionamento. Ti va di approfondire un po' questo tema? Sì, assolutamente, siamo qui. Allora, intanto prendo come casi al nord Italia, perché sono i più sfavoriti, perché fa più freddo ovviamente e quindi ci sono consumi più alti. Quando poi si parla di centro o sud Italia, ovviamente è tutto a favore della famiglia. Intanto è importante avere sotto controllo i consumi della pompa di calore, quindi avere un sistema di monitoraggio che ti permette di vedere proprio i numeri che girano. Possibilità di controllare ogni sera quanto ho consumato nelle ultime 24 ore. E purtroppo non tutte le pompe di calore hanno questo sistema per visualizzare i consumi, però diverse ce l'hanno. Quindi partiamo dal presupposto che è importante controllare quello che hai in casa o sperare che la prossima bolletta non arrivi esorbitante. Allora, posso portarti alcuni esempi di abitazioni, noi ne seguiamo veramente centinaia. Posso portarti degli esempi di case, ad esempio radiatori e con il cappotto, quindi con un isolamento. Ecco, un'abitazione da 150 metri quadri più o meno va a consumare sui 6 mila kilowattora all'anno per riscaldare. Ecco, non sto parlando di euro, ma di kilowattora. Poi questi kilowattora vengono pagati 0,20, 0,22 a seconda della tariffa di ciascun cliente,
Poi sai che più consumi, meno costa l'energia. Oggi, 27 marzo 2020, ecco, viene favorito il grande consumatore in termini proprio di euro al kilowattora. Poi se passiamo a case più grandi, quindi da 200-250 metri quadri, i consumi possono arrivare a 7-8 mila kilowattora all'anno per poter fare il riscaldamento della casa. Se invece andiamo su case magari con impianti a pavimento di metratura dai 120 ai 150 metri quadri, ecco che il consumo si va a ridurre intorno ai 4-5 mila kilowattora all'anno, che sono 1.000-1.200 euro. Se parliamo invece di case nuove, nuove costruzioni, si va intorno ai 3.000-4.000 kilowattora all'anno. Ecco, ogni abitazione ha il proprio consumo, ovviamente. Questo dipende poi anche dalla località e dall'isolamento dell'edificio stesso. È importante però in fase di preanalisi, perché con i nostri tecnici, guai se qualcuno fa una proposta di pompa di calore senza rendere partecipe il cliente di quelli che saranno i consumi. Infatti per questo abbiamo realizzato un simulatore, un software professionale, che va a calcolare quanto consumerà l'edificio con la pompa di calore e lo va a confrontare rispetto alla tradizionale caldaia che un cliente può avere in casa. Mediamente ti do tre dati proprio macroscopici rispetto a una caldaia a metano, magari di 10 anni, con la pompa di calore si va a risparmiare dal 25 al 30%, e rispetto a una caldaia a gasolio si va a risparmiare quasi il 50%, e rispetto al GPL, quindi per quelle famiglie che utilizzano il GPL per riscaldare, con la pompa di calore tranquillamente si dimezzano i costi per riscaldamento, assolutamente. E queste magari non sono notizie così alla portata di tutti, ma sono dei numeri macroscopici che ti rendono l'idea. Se a questo andiamo ad aggiungere anche l'impianto fotovoltaico e quindi abbiamo la possibilità di autoprodurci una parte dell'energia, ecco che allora abbiamo fatto bingo, perché il risparmio rispetto al metano, gasolio, GPL è ancora maggiore. Poi c'è da dire che non vai a riscaldare casa gratuitamente dicembre, gennaio, febbraio con il fotovoltaico, però nel complessivo dà un grosso contributo che grazie allo scambio sul posto poi ti ritrovi in bolletta alla fine dell'anno. Una bella sorpresa, ma in maniera positiva, ecco, non negativa, assolutamente. E se utilizziamo poi la pompa di calore per fare il raffrescamento, beh, lì fantastico, perché se abbiamo il fotovoltaico e facciamo raffrescamento d'estate, possiamo dire tranquillamente che raffreschiamo casa gratuitamente, perché con il fotovoltaico produciamo un sacco di energia elettrica, che non sapremo cosa farcene, ecco che allora utilizziamo la pompa di calore per raffrescare casa, soprattutto nelle ore centrali della giornata dove fa molto caldo e abbiamo anche molta produzione del fotovoltaico. Chiudendo l'argomento dei consumi, è importante anche tenere controllati i consumi alla fine del mese. Infatti con i sistemi di monitoraggio più avanzati è possibile sapere al 30-31 del mese quanto abbiamo consumato tutto il mese precedente e quindi già stimare la bolletta che ci arriverà. Ecco, e non star lì con le dita incrociate aspettando il postino che arrivi con la sorpresa, no, dell'ultimo momento. Questo, secondo me, riprendendo l'inizio del mio discorso, è fondamentale. Non puoi andare via in macchina senza sapere a che velocità stai andando. Beh, allora, con questo diciamo abbiamo visto alcuni numeri che sono macroscopici e poi vanno calati, ovviamente, per ogni caso. Facendo cosa? Facendo una preanalisi di fattibilità e poi facendo un sopralluogo più avanzato in cui si va a definire proprio il fabbisogno dell'edificio e di conseguenza anche i consumi. E ti do un anticipo di quello che andremo a vedere la prossima puntata, nel prossimo episodio, ovvero l'integrazione tra pompa di calore per riscaldamento e ventilazione meccanica controllata, la famosa VMC. Perché molti che stanno ristrutturando casa in maniera pesante oppure costruendo una casa nuova hanno la necessità di installare anche un sistema di ventilazione meccanica controllata e mi chiedono com'è possibile integrare le due cose. Benissimo Samu, anche oggi hai dato delle ottime informazioni alle nostre famiglie, a tutti gli utenti che ci seguono. Spero che siano informazioni utili per far sì che sempre di più si sia coscienti del fatto che si possa vivere con case al 100% elettrico, eliminando completamente i combustibili fossili. Vorrei ricordare a tutti il modo in cui possono seguire i nostri prossimi episodi. Potrai seguire tutti gli episodi sulla serie su YouTube all'interno della playlist che si chiama proprio Vivere senza gas.
oppure andare nel canale dell'ingegner Trento che si chiama ing.samueletrento. In più troverai tutti i nostri podcast su tutte le piattaforme più importanti come Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Con questo, do un saluto a Samuele, un saluto a tutti e ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao! Un saluto, ciao!